Va, va ragazzi, va, non è ancora partita. State già a commentare se qualcosa va oppure non va. Va ragazzi, va, non vi preoccupate. Ciao a tutti, ciao, sono appena arrivato, scusate. Stavo innaffiando le piante. Come state ragazzi? Eccoci qua, siamo in diretta. Fatemi solo sistemare un po'. Sì, ultimamente ci stiamo appassionando parecchio, Ivan. Sono felice comunque. Anche perché per quelle poche persone che siamo è il nostro momentino di compagnia. Al di là di... Stavo innaffiando i vermi. Saluto Luca. Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova diretta. Per chi non lo sapesse, questi video sono dei video, ma fin qua ci arriviamo tutti. Rimarranno nel canale. Comunque, chi non li vedesse in diretta li potrà vedere in un secondo momento. Un'altra notizia interessante è che, siccome è una domanda che mi fanno praticamente tutti e continuamente durante le dirette, questa volta sotto questo video nel box informazioni ho inserito una lista di materiali che molto spesso vado a utilizzare e che soprattutto consiglio, tra cui i colori che utilizzo io ad acquerello. Quindi chi nel video vede, cioè anche chi guarderà in un secondo momento di questo video, troverete nel box informazioni, a parte le mie pagine di disegno, Instagram, eccetera, tutti i materiali che consiglio, che comprate da Amazon principalmente. Ho messo Amazon 15. Che cosa facciamo oggi? Oggi disegneremo Spugna e Capitano Uncino. Vi piace Spugna e Capitano Uncino? Ma soprattutto vogliamo sapere che carta stai usando. In questo momento sto utilizzando una carta Arches. Questa è una carta per acquarello, molto buona. Trovate il link sotto, cioè c'è la selezione che ho fatto dell'acquarello, materiali per acquarello. In questo caso troverete là l'album Arches, carta Arches, che vi spedisce su Amazon. Solitamente utilizzerò, cioè molto spesso utilizzo la carta artigianale, però quella carta non è presente su Amazon, è cioè una carta un po' difficile da trovare. Però appena, siccome sono in contatto con l'azienda, appena sarà disponibile alla vendita vi faccio sapere come acquistarla, perché è una carta straordinaria. Sì, bottiglia di rum a parte, io bevo l'acqua, no, per adesso non mi sto alcolizzando. Per adesso. Rimaniamo chiusi qualche altro mese dentro casa, probabilmente inizierò. Però che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo spugna a capitanoncino. Farò un bozzetto leggero a matita e poi lo coloro con l'acquerellino che io ce li ho qua. Se riesco vi faccio vedere. No, non riesco. Questi sono gli acquerellini che uso io. Oh, saluto Ivan, tutto bene Ivan, tutto bene. Gli acquerellini che uso io sono i Dania Smith. Sono i migliori acquerelli che ci sono in circolazione. Insieme agli Orodam anche, però trovate tutti i link qui sotto per chi avesse interesse nei colori. Il pacchetto costa una trentina d'euro, ma sono ottimi. Allora, iniziamo ragazzi, vediamo un pochino come sistemarci. Siamo 19, vedo che siamo belli attivi, contenti. Oggi è stata una bella giornata. Certo, mi fa piacere. Cioè, mi fa piacere per te. La mia è stata una giornata particolare invece. Molto ricca di tante cose. Un attimino, che sistemo un po' qua le cose. Io, se nei primi 5 minuti non creo disagi nel video, non parto mai. Quindi, anche per chi guardasse i video in un secondo momento, passate sempre al minuto numero 5, così iniziamo la grande. Allora,
Allora ragazzi, farò il disegno di Capitano Uncino qua, lo faccio molto schizzoso. Partirò, lo faccio anche un po' grottesco, eh. Sono dei personaggini che mi piacciono, vediamo come usciranno. Cerchiamo di fare una cosa del genere. Qua poi Capitano Uncino ha una sorta di... mette in sicurezza Zorro, il gatto come si chiama? Non ho capito. Non ho capito. Qua faremo il pennacchio. Capitano Uncino c'ha il pennacchio. Il cappello continuo, vabbè ragazzi, non è che vi faccio il cappello più bello del mondo, però dovrà essere comunque un cappello, intanto è quello. Daniele, non so cosa disegnare, vuoi darmi un'idea? Disegna un disegno. Sto scherzando. Disegna gli zombie, sono sempre una cosa bella da disegnare. Non so, un esercito di zombie o vampiri. Oi oi oi. O potresti disegnare, non so, dipende dai tuoi gusti. Cioè, ci sono cose che in base ai propri gusti sono più belle da disegnare. Saluto Andrea, ciao. Hola anche a te. Aspettate che mi arriva. Buonasera, buon sabato. Oh, anche a te, Luigi. Allora, partirò disegnando il nasone, lo facciamo un po' grottesco. Qui ci metteremo la faccina. Poi ci facciamo, qua ci saranno i capelli. In questo modo qua ci mettiamo il cappellino che continuerà così. Poi tutta questa parte io adesso la sto schizzando, ma poi la definirò meglio con l'acquarello. Qua ci metteremo il naso, cioè il naso, la bocca, e qui poi ci facciamo il baffo all'uncino, facciamo una cosa del genere. Bella barba folta, ma Capitano Uncino non ha la barba, ragazzi, quella è barba nera. Facciamo confusione, per favore. Capitano Uncino c'ha solo il baffo, c'ha il mentolo qua così mentolato. Ma adesso non sta andando al barbiere, quindi alla barba. Vabbè. Se la taglia coi granchi, cioè i granchi rasatori. Avete mai visto i granchi rasatori? Vi piacciono i granchi rasatori? Qua ci faremo il capello che scende. Il capello che scende anche di qua. Poi, se non ricordo male, Capitano Uncino c'ha una sorta di foulard che andiamo a fare in questo modo. Ora non ricordo con precisione come dovrebbe essere il foulard, però penso sia all'incirca una cosa del genere. Che sarebbe bianco. Conosco molto bene Capitano Uncino perché mi piace come personaggio. Questo è un Capitano Uncino disneyano. Sì, mi ispiro più alla Disney che al Capitano Uncino troppo reale. Sei troppo bravo, ti seguo da poco e già mi sono innamorato del tuo... Oh, grazie mille a Federica, sei gentilissima, mi fa molto molto piacere. Ciao Fabio, ben arrivato. Salutiamo Fabio che è ben arrivato.
Rastori. Oi, 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 oi. Qua ci faremo il coso, il vestito, insomma. Qua continueremo poi qui. Se non ricordo male, Capitano Uncino c'ha una fascia, qualcosa, che era bianca. Non ricordo se Capitano Uncino c'ha gli occhiali, no, ma quello deve essere sì, è Spugna che c'ha gli occhiali. Poi ragazzi, il vestito sinceramente non è che lo ricordo bene, però lo vado ad accennare giusto un vestito con una fascia principale, che se non sbaglio il vestito di Capitano, sì, il vestito comunque di Capitano Uncino è rosso, però non ricordo se questa fascia era bianca, sì, o era colore giallina forse, ma se non sbaglio deve essere bianca. Ma chi ha scattato la foto della prima macchina fotografica? Non ho la più pallida idea, sinceramente. Non so. Sicuramente non sarà stato Alessandro Volta. Poi praticamente Capitano Uncino c'ha l'uncino sulla mano sinistra o destra, non ho la più pallida idea. Io lo faccio sulla sinistra. Qua ci facciamo la manina che va così. Abbiamo fatto la testa un po' grossa. Sinistra. Ah, ok, allora sto andando bene. Qua continuerò in questo modo, magari ci faremo la spada. Qui continueremo, ci facciamo il polsino e qua ci andiamo a fare l'uncino, che praticamente avrà una forma del genere. La bocca gliela apriamo poco poco. Magari lo alziamo un pochino così vedete meglio. Che avete mangiato, ragazzi? Qua ci disegniamo la manina che impugna la spada. Facciamo la classica spada alla francese, quella da pirati. Non so se qualcuno di voi ce l'ha presente. C'ha più o meno una sorta di presa in questo modo. E poi fa così. Pizza. Pizza fatta in casa. Ragazzi, diventeremo tutti delle pizze probabilmente. Perché anche io ho mangiato pizza e sentivo poco fa una persona che aveva mangiato pizza, che aveva fatto lei. È una serata di pizza praticamente. A me è bastato il pranzo, ravioli, burro e salvia, 2 kg gamberoni, eravamo in due. Non ho voglia di cenare. Beh. Se, cioè io non sono ancora arrivato alla fase di non aver voglia di mangiare, però se mi arrivasse probabilmente mi lancio dal balcone per fare una nuotata sul cemento. Vabbè ragazzi, più o meno all'incirca una cosina del genere, qua dovremmo definirlo un pochino di più, ma vabbè, ci sta l'idea. Ciao Daniele, dopo che ho iniziato a disegnare sono anni che faccio collage, i tuoi tutorial non mi sono utili a capire il mondo del disegno molto meglio, ti ringrazio. Pino, sono felicissimo del tuo pensiero, del tuo parere, grazie mille, mi fa piacere che segui il lavoro e ti faccio il migliore in bocca al lupo con quello che porti avanti. Speriamo possa crescere di giorno in giorno e diventare sempre meglio. Pizza. Serata pizza, ragazzi. Io mentre ti guardo sto facendo l'impasto della pizza per domani che la mia ragazza fa. Gli anni e voleva pizza. Oh, che bel pensiero. Un
bellissimo pensiero. Complimenti. Questa musica potresti fare il cartomante. Accetti telefonate da casa? Cosa ci vedi di cartomantico in me? Allora, adesso andremo a disegnare spugna. Facciamo spugnetta. Lo facciamo qua. Qua ci sarà la spada, ma ce ne freghiamo poco. Lo faremo circa di qua. Ci mettiamo la faccina così. Solo che praticamente a me mi danneggia molto questo. Qualcuno di voi per caso ha mai visto il film di Matrix? Volete la gomma rossa o la gomma grigia? Fate una scelta, perché questa scelta, da questa scelta dipenderà il destino dell'umanità. Rossa sì. L'ho comprata apposta. Sapevo che ci facevo la mia sporca figura con la gomma rossa, ragazzi. Se volete fare una sporca figura, comprate una gomma rossa. Che sa di frutti di bosco, fra l'altro. La gomma rossa. Come direbbe quel lato siciliano di me, la gomma rossa. Qua andremo a disegnare spugna, che intanto viene praticamente trafitto dalla spada, che comunque non funziona, effettivamente è giusto. Sei siciliano? No, non sono siciliano, però lo è mio padre. Lo sono solo di generazione. In realtà in Sicilia non ci sono manco mai stato, anche se ci andrò sicuramente prima o poi. Ti piace il Peter Pan di Robin Williams? Assolutamente sì, è un capolavoro assoluto. Soprattutto la scena in cui mangiano cose che non ci sono. Ho provato tante volte quando ero piccolino a saziarmi, ma non riuscivo come loro. Saluto L. Vedete cosa ho fatto? Ho dovuto cambiare la posizione della spada perché sennò mi sembrava che c'era una piccola... cioè, veniva trafitto praticamente dal mento fino a salire su. Saluto tutti quelli che sono presenti in questa chat, cioè in questa live. Grazie per essere qui con me, ci teniamo compagnia, mi raccomando ragazzi. Likeate questo video perché aiuta molto il lavoro a crescere. Chi vorrà supportare il canale, io vi dico grazie. Comunque, se passi a Palermo ti offrirò un bel caffè palermitano. Se vengo a Palermo sicuramente avrò voglia di mangiare arancine. È una vita che le sogno. Cioè, è una vita che sogno quelle siciliane. Arancine. Andiamo a disegnare spugna, che deve avere sempre un'aria anche un po' particolare. Cerchiamo di non farlo troppo cattivo. Facciamo il nasone anche a lui. Lo facciamo bello nasuto. Poi, se non sbaglio, spugna l'occhialino tipo la gruccia di Dylan Dog. Poi, se non sbaglio, spugna c'ha il cappellino. Facciamo la bocca leggermente aperta. Babbo Natale. Salutiamo Cassiopea che è qua con noi. Ciao Cassiopea, benvenuta. Qua
ci facciamo il cappellino, c'è un qualcosa di capello che è rimasto da questa parte del volto, e gli facciamo un po' di basetta da una parte e dall'altra. Saluto anche Isa, ciao Isa. Non mi ricordo assolutamente nulla del cartoon, l'ho visto una vita fa. Eh sì, vabbè, poi questi non è che saranno molto simili, però alla fine, cioè, l'importante è che generi un'idea, poi se non è che mi interessa molto se si assomigliano oppure no. Anche perché sto facendo semplicemente dei bozzetti, poi successivamente li definisco un pochino di più con il colore. Poi ci facciamo l'orecchietta. Poi Spugna ha comunque una maglietta a righe, classica maglietta da pirata, a maniche corte. Saluto Nicola, ciao! Magari lo facciamo che tende il braccio in avanti. C'è la spada. Ecco, con la mano qua, ci farei la mano qua, impugna pure lui una spada così. Quanto durerà questa diretta? Probabilmente penso un paio d'ore, come al solito, però non lo so, potremmo anche portarla a 4 giorni. Farò tipo un sacrificio, non mangerò, non berrò, non andrò in bagno, non mi laverò, farò 4 giorni di diretta. Facciamo così e qua ci faremo la spada di Spugna, perché le spade sono due, così, tac. Poi lo sfondo lo farò chiaro, molto chiaro, tanti dettagli poi li farò successivamente con il colore. Questo è il bozzetto e la maglia avrà delle righe, la faremo celeste e le righe le faremo blu. Io poi nel disegno già vedo i colori, vedo tutto quello che dovrà uscire. Daniele, se posso permettermi, cerca di aumentare l'espressività dei volti se usa l'immagine, ad esempio immagino che parliamo e quindi è bocca aperta, ma non ti preoccupare, io in qualche modo faccio quello che mi esce, non sto troppo a cervellarmi di come devo fare le cose, vai tranquillo. Ringrazio per quel pensiero. Quindi praticamente continuerò a lavorare sul viso. Oh, c'è una, che cosa è una, quella è una, come si chiama, c'è Dario Piraino che ha fatto una donazione di 2,29 euro. Sei il primo che mi fa una donazione, quindi grazie tantissime, sono felicissimo di questa cosa. Sembra una stupidaggine, ragazzi, però è comunque un supporto che, cioè, ti ringrazio, grazie mille, non so che dire, mi emozioni, quindi grazie a Dario. Che cosa stavo dicendo, ragazzi? Praticamente continuerò in questo modo. Se non sbaglio, ragazzi, Spugna ha il cappellino rosso. Sì, cioè Marianna, anche io non lo dico, cioè non mi metto mai a dire certe cose, cioè non è che non mi faccia piacere, anzi grazie mille a chi lo farà, però non l'ho mai detto, semplicemente perché l'interesse principale sta nel fare il video. Però su YouTube qui c'è anche una funzione che chi vuole può fare le donazioni, se qualcuno le facesse ben venga, anzi schifo non ci fanno i soldi, anzi aiutano. Però anche la compagnia per me va benissimo, anzi.
L'intento è quello, faccio un po' di compagnia. E 15. Ok ragazzi, praticamente io ho fatto questo bozzetto. Come stava dicendo qualcuno sulle espressioni eccetera, sì, sicuramente si potrebbe fare meglio, però sapete cos'è anche? Che cerco di mantenere tutto in un paio d'ore, quindi se mi vado a ciarbellare troppo poi è capace che il disegno manco lo faccio più, ragazzi. Quindi so che magari non sarà Michelangelesco come disegno, ma è un disegno, quello è l'importante. Allora, che cosa stavo dicendo? Qua, tutta questa zona qua praticamente la farò di rosso. Questo è il vestito di uncino. Poi qui ci sarà il contrasto della mano rosa, perché vedete, così c'è il rischio che ci impappiniamo un pochino nelle cose, ma con il colore tutto sarà più definito. Tac. Allora, inizierò a lavorare praticamente sui visi, però prima di lavorare cosa faccio? Questa è una tecnica che dovete sperimentare magari anche voi, per non rendere il vostro disegno troppo sporco. Con la gommina pane lo schiarite un pochino, vedete cosa faccio? Salutiamo Mario, che se ci vuole donare una bicicletta ci manda una bicicletta magari, visto che leggo Mario Romanini Bike. Sicuramente sarà una cosa dovuta alla passione. Io avevo una bicicletta da piccolino che mi piaceva tantissimo, me l'hanno rubata. Qualcuno mi ha fottuto la bicicletta. E auguro i peggiori mali del mondo a chi si è fregato la mia bicicletta, perché me l'avevo fatta nel migliore modo possibile quella bicicletta. No, vabbè, tutti i mali del mondo no. Ma una piccola cosa di malvagità, spero che l'abbia da qualcuno. Scusa Daniele, che differenza c'è tra la gomma pane e quella normale? Questa è una bellissima domanda. La gomma pane, ragazzi, serve per schiarire le cose, per ammorbidire il segno, per pulire. Quando voi disegnate e fate uno sbaglio, se ci pensate, con la gomma normale cancellate tutto, non vedete più niente. L'idea nel disegno è quella di sbagliare, ma soprattutto di schiarire quello che fate cancellandolo, non del tutto, per vedere lo sbaglio e correggerlo. Gli sbagli non vanno cancellati, perché se li cancellate avete il rischio di rifare lo stesso sbaglio, quindi dovete lavorare sui vostri sbagli. E quindi a questo serve la gomma pane, la si usa principalmente per questo. Farai più video tutorial riguardo l'acquarello? Certo, sicuramente sì. L'idea è anche quella di fare un corso con una classe unica online, che costerà poco, 20 o 30 euro magari. Fare 4-5 ore di corso di acquarello, dove si vedranno i materiali eccetera, però non lo so, è ancora un'idea. Fare una piccola classe di 5-6 persone e fare un corso dedicato all'acquarello. Però sul canale c'è già comunque ci sono già tanti video sull'acquarello. Dai, una bici, ma è qualcosa. Oh, allora Mario ci manda 5,49 euro. Ragazzi, così non lo so, grazie, mi fate emozionare, non... sono abituato alla gentilezza, però ma se un giorno se potrò vi offrirò un cornetto al bar. È un disegno, ve lo do con tutto il cuore. Grazie ragazzi, di cuore a Mario e a tutti coloro che supporto, cioè che credono in quello che faccio, mi riempie di gioia. È un bellissimo pensiero.
Quindi grazie, grazie di cuore. C'è poco da dire. Grazie Mario, grazie mille. Apprezzo il supporto. Allora, praticamente inizio. A me al centro estivo dei ragazzi più grandi hanno rotto il lucchetto. Mi è sparito il messaggio. Mi è sparito il lucchetto e poi lanciandolo hanno rotto i freni. Fortunatamente ho scoperto chi fosse stato, gli ho rubato le ruote e il cestino. Un attimo, che mi sistemo con i colori, perché giustamente con la ripresa è un po' complicata come cosa. Cercherò di mettere qua anche il tovagliolino. Ci siamo, ci siamo. Partirò in questo modo, vedete, io parto dai colori sempre più chiari, ragazzi. Poi sicuramente la luce è quella che è, quindi il colore, proprio il pigmento puro, non si riuscirà a vedere, ma all'incirca ci proviamo. Vado con un rosa molto leggero. È stato ottenuto miscelando il marrone a un po' di rosso. Saluto Giuseppe. E poi vado a definire con del marrone, con del marrone un po' più scuro. Le sopracciglia. Vedete, l'intento praticamente col colore è quello di marcare le parti già esistenti che ci sono sulla, con la matita, fatte con la matita, e poi, cioè, è marcarle, cioè andare ad evidenziarle. Vedete, continuo in questo modo. Che state facendo voi ragazzi? Poi nel mentre, che cosa faccio? Tipo inchiostrazione, esatto, all'incirca sì. Praticamente qua userò un indaco, un blu molto scuro, che miscelerò sempre al del marrone per ottenere un colore ancora più scuro. L'importante è che ci sia più marrone che blu, vedete che praticamente cioè bisogna fare un lavoro accurato di tavolozza per far uscire quella gradazione di colore. Che io sto inchiostrando un disegno di una fenice. Siccome i capelli sono scuri e il baffo anche scuro, allora lasciamo un contrasto di bianco che ci possa indicare che c'è il baffo, se no ci perdiamo il baffo, ragazzi. Oh, saluto Giacomo. Io oggi sono stato tutto il giorno a fare gli occhi, ho un problema a trovare la forma. Beh ragazzi, serve allenamento. Io vi ricordo che nel mio canale ci sono anche video che non sono live, dedicate soprattutto alle singole parti del corpo. Saluto l'opposolitario.
Se si sbaglia qui il disegno è recuperabile o si può rimediare in qualche modo? Eh no. Se vai a sbagliare qualcosa, cioè dipende, la carta non è che questa carta in particolare non è proprio come quella artigianale che ti permette di fare molta modifica. È una carta buona, ma cioè bisogna essere sempre un pochino predisposti a usarla, perché se ci vado a fare cose sulla faccia di colori scuri, poi non li posso più togliere. I tuoi video sono tutti bellissimi, io ho spammato commenti ovunque. Oh, grazie Marianna, sì, mi fa piacere, sei gentile. Poi, come stavo dicendo, è anche un lavoro di miscelazione. Oh, saluto Fabio che è con noi. Stiamo disegnando Capitan Uncino questa sera con gli acquerelli. Intanto miscelo la tavolozza e continuo con i personaggi. Buon 25 aprile anche a voi ragazzi, buon 25 aprile a tutti. Oh, ragazzi, siamo 55 questa sera. Ringrazio tutti quelli che stanno entrando. Io stasera sto senza voce. Perché non fai anche il pappagallo? Sai che questa è una bella idea? E c'hai ragione. Perché non faccio il pappagallo? Questa è una bella idea. Il problema è che il pappagallo io dove ce lo metto? Ce lo metto qua il pappagallo. Facciamo un pappagallino di qua. Cerchiamo di far sì che scappi un pappagallo che è una cornacchia. Vorrebbe il coccodrillo, vabbè ragazzi, il pappagallo lo faccio, il coccodrillo dove lo posso fare volante, il coccodrillo. Come stavo dicendo a tutti ragazzi, benvenuti a tutti quelli che entrano. A volte c'è anche gente che non conosce le live, quindi chi entrasse, benvenuti, se ci conosciamo oppure no, e chi volesse sostenga, mi raccomando, il lavoro con un like perché aiuta molto ragazzi i video a crescere. Sembra una piccola cosa, infatti come dicevo prima, per carità di Dio, cioè fare donazioni è un'eccezione che non c'è bisogno assolutamente di fare, solo se ci tenete proprio col cuore al mio lavoro io sono felice, ma a me basta anche semplicemente un piccolo like su questo video e già sono contento perché supportate il lavoro. Poi chi interviene in modi come hanno fatto appunto i ragazzi prima, sarà una cosa per me meravigliosa, è chiaro. Però vabbè, abbiamo fatto il pappagallo, una sorta di sembra un piccione più che un pappagallo. Vabbè, li faremo la verde. Poi quando lo coloriamo sicuramente prenderà più forma. Quindi io continuo con la definizione del personaggio, anche se ho bisogno di scaricare un pochino il pennello.
attimo che sto scaricando i pennelli. Qui andremo a disegnare il cappello, che sarà rosso, però io inizialmente procedo con un contrasto. E poi successivamente l'interno lo darò di un rosso bello corposo. Disegno una mosca sopra il cappello di spugna VS, sono ironico ovviamente. Ah, dicendo questa cosa dell'ironia finale, cioè, hai rovinato il senso di... Praticamente, vedete, ragazzi, io disegno ogni singola linea. Successivamente continuerò ad approfondire, perché nel mentre io attendo che c'è un'asciugatura, capite? Perché se lavoro sul bagnato rischio che le linee mi si aprano. Qui magari si mangia un pochino la situazione perché non si vede bene, però va che si asciuga, si vedrà meglio. Carta stai usando? Sto usando un album di carta Arches. Se guardate nelle informazioni del video ci sono tutti i prodotti, ragazzi, che io sto utilizzando. Vi ho messo il link. A questo punto andrò a dipingere di rosso il cappello. Ciao Daniele, ti seguo da anni ormai, ma non posso più seguire come prima, però sono felice ogni volta che torno a vedere un tuo disegno, sono anche felice di sentire la tua voce, spesso video rilassanti. Grazie mille, mi fa molto piacere, sei molto gentile, io sono sempre contento quando trovo qualcuno che appunto apprezza quello che faccio. Grazie mille di cuore, anche se non ci vediamo sempre, l'importante è rimanere sul pezzo, ci sentiamo ogni tanto. Qui vado a dare un pochino di sfumatura, anche se devo scaricare un po' il pennello. I colori li crei tu? È un bel rosso. No, vabbè, questo è un rosso di base della Daniel Smith. Gli acquerelli sono un po' complessi da usare, sono il colore probabilmente più difficile che c'è. Ci vuole molta, tra virgolette, destrezza con il pennello. Non ti basta un niente e ti sbavi tutto. Poi vedete, praticamente io gioco con i contrasti, nel senso che ottengo le parti scure dalle marcature che inizialmente do, vedete, io basta che qua ci metto l'acqua, ottengo lo scuro, perché praticamente vado a lavorare sulle linee che già ci sono, il pennello in questo caso è scarico. Dovresti fare un video solo per le risorse che consigli tu. Oh, certo. Saluto
saluto Matteo Pigna, ciao. Infatti fai paura con quel pennellino, una resa pazzesca. Oh! Grazie Marianna, mi fa piacere che ti piace. Qui poi andremo a mettere un altro po' di rosso. Quanto tempo disegni? Da quando ne ho memoria, parecchi anni, da quando ero piccino. Ascolto chi ne sa più. Come va la serata? E niente, non si annuncia, facciamo disegni, niente di che. Mi piace molto il tuo stile, grazie Carlo, sei molto gentile, mi fa molto piacere. Sono ragazzi, lo dico forse centinaia di volte, dovrei dirlo di meno, ma sono sempre felicissimo ogni volta che qualcosa vi piace, grazie di cuore. Ma dopo disegni anche il coccodrillo? Non lo so. Oggi non so dirvi, ragazzi. Però sicuramente non mancheranno occasioni in cui disegneremo coccodrilli. O lumache assassine. Ma quanto ci metti a finire questo? 2 ore. Nell'acquarello non si usa il bianco, vero? Esatto, non c'è il bianco nell'acquarello, perché il bianco lo si ottiene dalla luce, mentre il nero lo si ottiene dal buio. Sì, 2 ore. Oh, grazie a Marco. Ci vediamo dopo allora. Va bene, non ti preoccupare. Ci vediamo quando ci sarai, non c'è problema. Che state facendo voi ragazzi? Chi sta disegnando in questo momento? Giacomo Mazzana, io ho nella palette perché mi aiuta a rendere gli opachi colori. Che pennelli consigli a chi si approccia al watercolor? Ragazzi, i migliori pennelli che ci sono in giro sono quelli di Martora, però anche quelli sintetici, se buoni, vanno. Garantisco che potete utilizzare anche un buon pennello economico che non costi troppo, sintetico, e ci lavorate bene lo stesso. Cioè non è che dovete pagare 200 euro per un pennello, solo i malati comprano pennelli a 200 euro. Se potessi io li comprerei. Ma però consiglio dei pennelli che abbiano una buona resa. Scusami, intendevo dimensioni a forma. Ragazzi, facciamo una cosa, vi farò una diretta dedicata a tutti i prodotti, perché se continuo comunque a stare dietro a queste cose in questo momento non riesco a portare avanti la cosa. Per quello che vi posso dire è che sotto le informazioni di questo video ho messo un elenco dei colori che uso io, delle penne che uso io, che le trovate da Amazon, quindi potete vedere l'elenco che trovate là. Poi facciamo una bella diretta con calma e parliamo di tutti i materiali, che già sto disegno è un po' elaborato, quindi se mi intrippo a rispondere a ogni domanda che vedo non lo finisco più, ragazzi, non è per cattiveria. Qui ci metteremo la manina.
poi considerate che comunque è un acquerello schizzoso, cioè abbastanza schizzato, vedete, non è proprio definitissimo, però a me piacciono così. Qui andrò a lavorare sul viso di spugna. Vado a creare degli effetti di ombra che ci sono sul viso. Praticamente posso andare poi a fare anche sul cappellino per dare quella sensazione di riempimento, vedete? Sono molto, molto divertenti e praticamente riempiono il disegno. Ragazzi, siamo 55 e ci sono 21 like. Beh, oddio, non so a che punto di caricamento sia la tua pagina. Io ne vedo 43, ma meglio 43 che 25 sicuramente. grazie a tutti ragazzi, a chi vuole mettere like. Gioia, vi ringrazio. Vi regalo un polletto quando ci sarà occasione. Polletto arrosto. Polletto allo spiedo. Voi dovete sapere, ragazzi, che nella simultaneità della diretta noi arriviamo a 50 persone, 55, anche 60, però ogni diretta poi nel contesto generale quando mi finisce il video viene seguita da più o meno 600 persone, che sono tante. Tu pensa se io dovessi offrire un caffè a 600 persone in che situazione mi troverei? Chi non mette like diventerà un polletto. Ho letto lo spiedo. Mi piace Capitan Uncino. Vedete come il personaggino piano piano prende forma. Poi si deve asciugare ancora. Parola di Francesco Amadori. L'uncino è troppo uncino. Tanti ricordi. E chi non ce li ha i ricordi? Giacomo Uncino. Al paese di Pavonia. Le arancine. Dai che arriviamo a 60 questa sera. Una volta che arriviamo a 60 apriamo lo spumante. Faccio come Zuckerberg quando arrivò al suo primo milione di persone su Facebook. Potresti infilare un polletto nella spalla. Sei un grande. Praticamente, vedete, ho
praticamente ho dato il colore. C'è un unico problema, che ho usato il pennellino un po' sporco prima, quindi sulla faccia di Spugna c'è un colore. Meriteresti più seguito, mi scrive AEV Change Zavarudo. Grazie, per me è l'importante il pensiero, quindi già che hai questo pensiero sono contento così. Poi seguito, più seguito, le cose si fanno poco alla volta. Però ragazzi, ricordo a tutti che chi volesse può condividere questo video, questa diretta, anche sui profili che ha su Facebook o in qualche gruppo da qualche parte, e sicuramente date una mano, date un sostegno al mio lavoro. Le condivisioni, come i like, tutte queste robine qua ci aiutano. Quanto mi snervano, ragazzi, i pacchi di acquarello. Voi non potete manco capire quanto mi snervano. Forse ce l'ho fatta. Io l'ho condiviso sulla mia pagina. Oh, grazie Cassiopea, sei molto gentile, ti ringrazio veramente tanto. Eh sì, perché comunque sono le chiavi per far crescere qualcosa. Cioè, più persone arrivano, i video, le cose, giustamente più possibilità hanno di crescere. Però per adesso ci siamo noi, siamo pochi ma buoni, ragazzi. Così, tacco. Se tutte le live sono così, allora da oggi non ne guardo una. Solitamente sono molto più trash queste live. Questa sera siamo leggermente più professionali. Niente, non mi va. Non mi va perché ho il piano inclinato, quindi gli acquerellini mi vanno alle corse. Forse ce l'ho fatta, sì. Ce l'ho fatta. Sono una meglio dell'altra, credimi. Oh, grazie, Iva, grazie. Ragazzi, che dirvi? Voglio bene. Non ho altro da dire, sono felice che ci facciamo compagnia, perché come vi tengo compagnia io, vi garantisco che mi tenete compagnia anche voi. È uno scambio di reciprocità, vabbè, avete capito, no? Quella cosa molto d'affetto. Continuo a disegnare Spugna, vedete? Anche noi te ne vogliamo, Dani. Ormai sei un amico. Oh! Grazie, Iva, grazie. Grazie di cuore. Io solitamente, ragazzi, quando ho un amico e lo incontro, vabbè, penso in Puglia, ma dappertutto, anche penso in tanti altri paesi, c'è l'usanza che se trovi l'amico lo trovi al bar, gli offri il caffè. Però difficilmente dubito che vorrei essere amico di tutti in questo momento qui, perché se vi trovassi tutti insieme al bar sarebbe un bel problema. Cioè dovrei andare in banca prima. Però vi voglio bene lo stesso. Stai facendo l'università o lavori? No, lavoro, faccio. Cioè, sono un disegnatore. Faccio quello che posso quando posso, fin quando ho la voglia di farlo. 33.000 iscritti, 33.000 caffè. Eppure ragazzi, sembra strano, sembra quasi un fatto grottesco, ma immaginate che io da 33.000 persone prendessi un euro. Avrei praticamente fatto 33.000 euro in un secondo. Cosa che potrebbe far bene al Mercedes che vorrei comprare, ma che dubito comprerò. Però sì, quella è la potenza dei social network.
Dobbiamo creare un crowdfunding di corsa. Sì, lo intitoliamo Compriamo la macchina nuova a Daniele, che deve giustamente atteggiarsi proprio con la macchina, andare in campagna. No, comunque sto scherzando, non fatemi tipo da atteggiamenti. C'ho una macchina che cade a pezzi. Grazie a Fabio. Guarda, se venissi a Barcellona, cioè tengo veramente in considerazione la tua proposta, mi farebbe molto piacere. Piacerebbero. Beh, ma a Barcellona poi c'è tanto di bello da vedere, anche nell'architettura, o le opere di Gaudì che ci sono a Barcellona, la Sagrada Famiglia, poi se non sbaglio è una delle principali. Ah sì, quella chiesa mi hanno detto che se la vedi dall'interno sembra di stare in un film di quelli del Signore degli Anelli. Soldi, posso farti fare un giro con la mia macchina di mio padre, però prima devo rubargliela. Guarda, non ti preoccupare, stai tranquillo, cioè, apprezzo lo stesso, sono anzi, ti ringrazio per la donazione perché sei stato anche troppo gentile. Cosa potrei fare? Consigliarti un'azienda con cui ho collaborato anni fa che mi ha invitato parecchio materiale per disegnare in cambio di recensioni. Sì, beh, poi no. Per adesso sono, cioè, faccio queste cose proprio una volta l'anno se un prodotto mi interessa veramente. Però diciamo che se c'è una cosa che veramente mi piace, vado e la prendo. Non sto, cioè, anche perché bisogna poi sponsorizzare dei prodotti che conosce appieno. Per adesso non me la sento di fare molte collaborazioni con aziende. Però è sicuramente una cosa positiva anche del social network, che se un po' sei conosciuto hai la possibilità di scroccare, tra virgolette, un po' di roba, giustamente la fai conoscere agli altri. Cosa migliore, ci dice Fabio.
questo punto io continuo praticamente a definire i contrasti. Un tipo che conosco ha preso la macchina del padre l'anno scorso e poi è andato a sbattere di fronte a un cancello. Come diceva qualcuno, se impugnate un fucile imparate prima a sparare, perché sennò vi sparate su un piede. Salutiamo Elisabetta che è con noi. Spugna a Capitan Uncino. Praticamente sto andando a mettere i colori di base, poi successivamente li definirò con calma. Dani, ricordi cosa hai sognato ieri notte? Praticamente ho sognato un canguro, penso. Sognavo di avere un canguro in giardino. Oioioi, scusate. Scusate, ma quando mangio pizza la sera mi sparisce la voce. Allora, ho bisogno del vostro aiuto. Qualcuno mi dice il colore del pappagallo. Il pappagallo è tutto verde, giusto? È tutto verde e c'ha la faccia blu? O è tutto blu e c'ha la faccia verde? Non mi ricordo il pappagallo, ragazzi. Io il pappagallo nel cartone non me lo ricordo, non ce l'avevo, mi sbaglio. Ma io infatti non l'avevo messo neanche io, non so chi mi ha suggerito di mettere il pappagallo. Maledetto pappagallo, non so com'è il colore del pappagallo. Quello che devo fare comunque è andare a sistemarlo un pochino, perché sembra l'aquila reale, come un pappagallo. E facciamo il musino così, piccolo. Un piccolo pappagallo, facciamo l'occhietto un po' più grande, qua ci facciamo il musino. Vabbè, non è più bello i pappagalli, però è un pappagallo. Allora, aspettate ragazzi che gli faremo praticamente le ali blu celestine e il corpo glielo facciamo giallo e la testa verde, quindi mischio il giallo al blu per ottenere un verde.
Facciamo la testa verde così. Poi faremo il corpo di un giallino. Questa parte la facciamo giallina. Un attimo, la scarica. Pagano leggermente ingrassato. Io mi ricordo il coccodrillo, ma ho visto parecchi interessati al coccodrillo o al cocconiglio. Avete mai visto un cocconiglio? E poi ci passo un bel blu, bello carico su tutte le ali. Vedete come il blu lo fa molto più pappagallo? Ce l'ho sempre nella testa, magari gli facciamo un po' di blu anche qua. Direi che il musetto glielo facciamo marrone, cioè lo facciamo scuro. Facciamo il musetto scuro così. Facciamo qualche ciondolino di capello così, perché così sembra più pappagallo. Qua lo dobbiamo sgrassare un pochino perché è troppo grasso. Saluto Samuele. Poi c'è un delicato lavoro di dettaglio da praticamente fare. Mettiamo anche qualche tocchetto di rosso qua sulla faccia, vedete? E anche un pochino qua di rosso qua. Poi vediamo come il pappagallino più o meno prende forma. Qua continuiamo i capelli. Poi ragazzi, è una questione di definire i punti che meritano definizione, cioè non è una cosa così semplice. Pian piano bisogna andare a ritoccare tutte le linee con spessori maggiori al fine di creare più effetti.
Aquarius, bevi Aquarius. Quello che posso fare è mettere uno sfondo molto scuro per far risaltare i personaggi, cioè questa cosa darà un impatto altissimo al nostro disegno, però mi occorrerà un pennello abbastanza grande. Userò un indaco come sfondo, che l'indaco è il colore più scuro che c'è nella cromia dei colori. Cioè un blu molto scuro, che se poi lo miscelate al marrone diventa ancora più scuro. Un attimino ragazzi, che ci è finita la musica. Più carino, qua posso mettere dell'acqua, poi vedete, faccio così. Del giallo nella parte superiore per ottenere un effetto di colore più graduato e anche più bello da vedere, perché poi il colore tenderà ad unirsi con il blu ed uscirà un'unica cromia molto bella da vedere. Invece ci andrò pesante, molto più scuro, e creerò una sfumatura di colori nello sfondo ad acquerello. Tutta una questione di saper giocare anche con i pennelli. Sembra di vivere un combattimento, ci scrive Gabriele. Grande, sei un grande, grazie. E poi man mano continuo con il colore. E vedete l'effettino che è molto carino, come il giallo praticamente qui si vede. Considerate che qui abbiamo un'illuminazione che fa veramente schifo. Però se lo vedete con la luce di giorno, questo disegno ha dei colori molto più belli, c'è una cosa vista dal vivo e rende sempre di più. Però anche così qualcosa si vede, per carità. Si sembra si stiano scagliando sulla controparte. Molto bella questa tavola, grandissimo Dan. Oh, grazie Luigi, sei sempre molto gentile, ti ringrazio.
Non, scusatemi, ma ogni tanto mi sfogo nei commenti. Schietto. Vabbè, è giusto. In camera danno sempre molto meno i disegni quando fotografo i miei, mi viene la depressione. Ma no, perché? Perché ti viene la depressione? Ma mi ristrappi bene, io non ti seguo più. Ah, ma mi ristrappi. Ah, ma mi ristrappi bene, io non ti seguo più. Oh, saluto Luigi che è con noi. Ciao Luigi. Che cosa è successo? Ci siamo? Siamo collegati? Non vi vedo più, ci scrive qualcuno. Mi vedete, ragazzi? Ma ah, ok. No, scusate perché. Cioè, quindi se io mettessi silenzioso, comunque vedo che spariscono i commenti. Mi vedete? Sì. Ok, perfetto. Ritorniamo. Ci scrive sì anche Rossella, che saluto. Giuseppe, saluto tutti quelli che ci sono, ragazzi. Gli asi sono nordici, ma di cosa state parlando? Parlate sempre di cose vagamente vaghe. Gli odinici? Ed è bretonici?
Silvia, fai presto, che sono le 8, se non ti muovi fai tardi lo stesso. Che state disegnando? Che sta disegnando Silvia? Sto disegnando Jonathan Reed ed Elizabeth di Vampire videogioco. Jonathan Reed? Ma ti riferisci a Vampire Hunter Z? Sì, ti vedo, Daniele. Ah, ok, grande. Un ritratto di una che sta venendo fuori come Cecilia Rodriguez. Eh beh, meglio che sembri Cecilia Rodriguez che non un fagiolo. Cecilia, che Dio mi abbia in gloria. Cioè, in gloria. Gloria, gloria, ma anche tu nella live, gloria. Cerchiamo di evitare, ragazzi. Cerchiamo di evitare. L'altro giorno volevo fare il ritratto di Rihanna, mi è uscito Costanzo. Buonasera, 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 buonasera. Così parla Costanzo. Buonasera, buonasera. Lasciate perdere. No, no. No, no. Costanzo serve un trigheco, ragazzi. Non so voi. Però se disegnate un trigheco, praticamente ottenete la fotocopia di Costanzo. Buonasera, ragazzi. Benvenuti a Maurizio Costanzo Show. Daniele, se continua... Sei una continua scoperta, ma pure imitatore. Ma io sono imitatore da una vita. Vi ricordo che... Mi ricordo che quando ero piccolino ho fatto la gara di barzellette alla fiera del paese. Ma per disegnare spugna hai dovuto utilizzare più acqua? No, no. Ho sempre la stessa cromia per tutti i contrasti. Solo che, ragazzi, come avevo detto, ci metterò 2 ore per fare questo disegno. Infatti serve ancora una mezz'oretta, perché praticamente adesso sto dando tutti i colori di base, poi una volta fatto questo avrò bisogno di rifinire ogni dettaglio. Con dettagli io intendo sempre quelle linee che hanno bisogno di maggiore rilevanza. Solo che questa carta non è molto liscia, è leggermente ruvida e ti fa faticare un pochino. Voleva essere una battuta, ma apprezzo la spiegazione. Bene. Bene, bene. Fa piacere.
Guarda, guarda, in alto c'è una nuova giocatrice. Capitano Uncino il suo nome. E di coccodrilli ne ha per tre. Quando ha la diarrea ci scrive. Ma ieri era la diarrea, ragazzi, eh? Perché parlate di diarrea nelle chat? Cioè, io non sto disegnando, praticamente sono impegnato, cioè cerco di concentrarmi, poi vedo la chat e vedo che parlate di diarrea, è una cosa vagamente vaga. No, Daniele è un dottore dell'Europa più o meno vicino alla guerra mondiale. C'è stato che c'è sto medico che diventa un vampiro e diventa. C'è sto medico che diventa un vampiro e deve debellare un'epidemia. Ah, ho capito. Beh, sembra interessante come trama. Deve essere bello. Giorni in cui neanche il disegno mi solleva e arrivo a momenti in cui mi dispero. Perfetto, ragazzi, andiamo avanti così. Che tristezza, dai, su, su. Che la vita è bella, ragazzi. Non possiamo fare niente, ma è bella lo stesso. Ciao. Di Luigi non la leggo perché è divertente, ma non posso leggerla, è molto molto vaga anche. Che state facendo, ragazzi? Posso chiedere una cosa divertente? Anche perché tanto dobbiamo passare il tempo. Siccome io non ho mai la più pallida idea di come la gente mi veda da fuori, questa è una cosa che chiedo un po' spesso anche a più persone. Se io vi chiedessi di descrivere come vedete tutto questo con tre aggettivi, semplicemente tre, senza scrivere 3000 cose, cosa... Quali tre aggettivi usereste per descrivere come mi vedete, insomma? Perché mi fa capire un po' come la gente mi vede, cioè questa cosa mi incuriosisce sempre. Tutto questo, cioè come vede, come mi vede, come vede me, il mio lavoro, eccetera. Perché non vorrei che qualcuno scrivesse pazzo, disadattato e e asociale. Positivo, creativo, bravo. Oh, grazie, grazie Fabio, grazie. È un bel pensiero. È un bel pensiero. Sognativo, creativo, solare. Bene la prima, bene la seconda. Solare sì e no, dipende da come mi prendi. Dopo che mi sveglio al mattino sono tutt'altro che solare. Sensibile, incompreso, canta storia. Perché incompreso, ragazzi? Perché? Vi sembro incompreso?
Non sono incompreso. Lo sapete che fece un film su, si chiamava L'Incompreso, era una tragedia quel film. Incoraggiante, sensibile, talentuoso. Oh, appassionato, sognatore e felice. Beh, questa è una cosa bella, ragazzi, grazie. Cioè, sapere che vi do quell'apparenza di felicità è una cosa bella, perché la felicità è una cosa bella. Ben tralasciato. Sì, ma poi sapete perché? Perché comunque poi, cioè, ognuno crea un punto di vista particolare di una persona. Quindi è sempre bello capire come la gente ti vede. Cioè, anche per il lavoro che tu fai. Curioso, sensibile e diffidente. Soprattutto diffidente. Io sono la persona più diffidente del mondo. Me ne sono accorto. Bene, perfetto. Ma non è un male. Eh beh, ci sono peccati più grandi, penso. Comunque, bene o male, ragazzi, siamo a un buon punto con il nostro disegno. Dobbiamo continuare. Intellettualmente, umanamente parlando. Vi racconto una storia, ci sono due cinesi, un cinese gli chiede all'altro Karaku e l'altro gli dice Kuluna. Karaku. Aspettate ragazzi che ci devo arrivare anch'io, eh. Karaku. E l'altro gli risponde Kuluna. Karaku? Karaku? Karakulluna? Non lo so. Purtroppo non sono a livello di intelligenza da capirla. Cioè non ci arrivo, ma se ci vuoi dare una spiegazione io sarò felicissimo di ascoltarla. Forse un dialetto non si capisce. O forse non si capisce. Colore chiaro, giusto, pulito, doppio malto. Ah no, aspetta, quello è whisky. Sì? Cioè? Va bene. Daniele Neri, sensibile sognatore, poeta. Poeta, addirittura. Nonostante il suo talento, ma davvero artista, no, che insegnante? Aspettate un attimo, spariscono i commenti. No, incoraggia tutti a creare senza scoraggiare o influenzare eccessivamente. Oh, è un bellissimo pensiero, Marianna, grazie, grazie. Nell'ultima parte mi vedo tantissimo sull'incoraggiare tantissimo, poi poeta, cosa. Io penso che ognuno è poeta a modo suo, soprattutto quando si sveglia al mattino. Se vi vedete allo specchio, avete fascia molto poetica tutti, soprattutto quando avete mangiato male la sera prima. Ma questo lasciamo stare. Grazie comunque ragazzi, grazie, grazie. Sono tutte delle bellissime parole. Poi se ci fate caso, è veramente, io penso che sia veramente strano come c'è così tanta gente che mi vuole bene. Cioè, nel senso, sempre a livello, per quanto possiamo volerci bene, però se ci notate, non becchiamo neanche un hater, né nessuno con i coglioni girati, cioè qua siamo tutti persone contente, è una cosa bella.
Pensavo che il mondo di internet fosse solo un posto dove si incontra gente che si nasconde dietro alle scatole magiche, perché puoi anche essere un incognito, però almeno per adesso non abbiamo mai trovato alcun tipo di hater. Io ne ho beccati tanti di haters, ma io pochissimi, cioè proprio di rado. Gente che mi ha gentilmente chiesto di darmi fuoco. Ma vabbè, ma quelli non sono, cioè non sono manco hater, quelli sono persone mentalmente indisposte. Perché queste cose non attirano i rompi, per fortuna. Beh, ma state tranquilli che comunque se io dovessi beccare qualcuno che inizia a fare lo scemo, quello pesante, non ci perdo tempo, lo blocco in 20 secondi, peggio per lui. Alla fine noi stiamo facendo disegni, noi stiamo ammazzando conigli. Perché quelli che ammazzano i conigli c'hanno molti più haters, lo garantisco. Dietro la tastiera tutti i leoni, dietro. Vabbè, è giusto farlo. A volte è semplicemente gente stressata che non sa come sfogare i suoi problemi e deve prendersela con il mondo. Ma si è macchiato il foglio di inchiostro. Oh, mi dispiace. Pensavo il mio, poi ho percepito che ti si è macchiato a te. Io mi sento piccione, ci dice Cookie. Bello. Gli ether vibrano ad alta frequenza, certi video come questi passano inosservati a loro. Beh sì, poi considerate ragazzi che alla fine non è che c'è sto flusso gigante di milioni di persone nei video. Però anche il video più bello del mondo, per dire, che trovate su YouTube, state pur tranquilli che c'ho sempre quelli che mettono non mi piace o cose, perché devono stare sempre là, che non gli va bene la vita. Però ricordate che a tante persone, quando le cose vanno male, lo dicono a voi che vanno male, invece non è così. Cioè la gente stressata deve fare di tutto per prendersela con qualcuno.
Siamo al 64 like, ci scrive Fabio. Sì, sì, di live in live stiamo crescendo sempre un po' di più, è una cosa bella. Per questo vi dico, condividete anche ogni tanto, perché aiuta tanto le live a crescere. Ora 65, 66. No, io sono rimasto a 65, ragazzi. Aspettate che mi va via la voce. Ah, scusate ragazzi, sto uno schifo stasera. Stavo dicendo, ma di dove siete voi? Perché ogni tanto entra sempre gente nuova. Io sapevo che Fabio è della Spagna, di Barcellona. Cioè siciliano, ma è di Barcellona. Cioè sta a Barcellona. Caserta. Oh, bella Caserta. Brescia. Vabbè, siamo tutti Viterbo, Salerno, Sicilia. Io Gaeta, che se non sbaglio è sempre in Sicilia, giusto? Alba. Vabbè, stiamo un po' da tutta Italia, quindi. Sicilia, Caltanissetta, sono Nisseno. Ciao Daniele, io Ferrara. Lazio. Ah, Gaeta Lazio, ok, scusate. Di Cosenza, ma abito a Firenze. Oh, Firenze anche è bellissima. Io ci sono stato 5-6 volte a Firenze. Molto bella come città. Trentino Alto Adige. Io immagino che bei panorami ci saranno da quelle parti. Siciliano, ma sono cresciuto a Zurigo dove vivo. Com'è la situazione in Svizzera? Io so che tantissimi italiani vanno in Svizzera perché comunque si sta più tranquilli, cioè più lavoro. A Manduria ci sei stato? Eh certo, io abito a 20 km da Manduria. Fanno un vino buonissimo a Manduria. Sì, qui funziona praticamente tutto. Vabbè. Cioè, per carità, senza screditare l'Italia, ma da molte persone che ho sentito che stanno in Svizzera dicono che la situazione è molto più avvantaggiata in termini fiscali, in termini di stipendi, in termini di tutto. In Italia diciamo che siamo governati un po' come Dio vuole, ma sicuramente non mi metterò a parlare di politica, anche perché è una cosa che non mi appartiene. Come dicevo ragazzi, ci avrei messo circa 2 ore, infatti siamo al minuto 111. Io questo disegno l'ho finito all'incirca. Considerate che per me questa non è un'illustrazione, ma questo è uno schizzo colorato. Un'illustrazione segue delle metodiche molto diverse,
è più rifinita, cioè questo è molto schizzoso, schizzato, però sono anche belli così i disegni, perché sono belli vivaci nei colori, cioè ci sta, secondo me ci sta. Comunque ragazzi, una notte dobbiamo fare la live notturna. Iniziamo a mezzanotte e finiamo alle 6 di mattina con cornetto finale. Vediamo quanti avranno le palle di sopportarsela tutta. Come ho detto tante volte, non è detto che si potrebbero fare anche delle live challenge, cioè magari darci un tema, fare tutti dei disegni e poi ve li posso postare anche io sul mio Instagram, che comunque è abbastanza seguito, o potete semplicemente pubblicare il vostro disegno con il tag e facciamo uscire la compilation di tutti i disegni fatti. Compilation. Ho detto un po' in maniera tamarra questa parola, compilation. Vi è piaciuto questo disegno, ragazzi? Abbiamo fatto Capita, Mancino e Spugna. Questo ha dimostrato ancora una volta che se hai la fantasia, le cose ti escono. Detto che devi essere per forza il maestro dei maestri, ma quando hai un'idea, il succo è riuscirla a sviluppare. Diciamo che potrei fargli i polsini scuri, magari. Oh, grazie Marianna, grazie. Dietro ci stava una vela, ma anche lo sfondo così un po' a macchie non mi dispiace. Vorrei fargli semplicemente polsini scuri, magari. È arrivato piccolo mio? Ciccio? Piccolo? Coccolo! Ogni tanto mi arriva l'ancillotto, ragazzi. Ma solo ogni tanto. Dani, è bello davvero comprare il set di acquarelli solo per lasciarli in un angolo e sentirmi inutile.
comunque ragazzi, come dico sempre, per carità, perché qualcuno magari immagina o crede che io non lo faccia, ma i disegni che a volte realizzo sono anche in vendita, quindi non si sa mai, beccate qualche fan di Capitanoncino, questo disegno può essere tranquillamente venduto, anche perché io oggi ne faccio uno, domani ne farò un altro. Cioè, non cerco di legarmi più di tanto alle cose che faccio, perché se mi lego mi diventa difficoltoso poi farlo per lavoro. Grazie mille a Francesco. Se li metti anche Garfio arrivi fino al mercato spagnolo. Capitanoncino, poi si è visto i gameplay di Shadow Man? Assolutamente sì, erano tipo 10 anni che non lo ricordavo quel gioco. E poi sapete perché io ho quel vago ricordo? Perché quel gioco iniziava con la canzone di Beethoven, se non sbaglio, Moonlight Sonata, no, ma non è manco Moonlight Sonata, quella di Beethoven, quella famosa, quella triste, vabbè, non mi ricordo, comunque quel gioco inizia con una canzone che a me piace tantissimo, è una composizione classica. Molto molto bello quel gioco, cioè molto bello, da piccolo ci andavo, ci uscivo pazzo, ma poi me lo sono dimenticato, quindi significa che così importante non era. GZ auguri, non so chi stia facendo il compleanno. Comunque sì, è mezzanotte ragazzi. Bellissimo, sono riuscito a collegarmi solo adesso stasera. Non ti preoccupare Chiara, questo disegno rimane comunque cioè nei video, ci sarà domani, sarà presente sicuramente. Poi se lo vediamo un po' più da lontano vedete che il disegno cambia abbastanza, perché oh, grazie a Silvia, auguri alla ragazza di Ivan che domani, aspettate un attimo che mi sfugge il commento.
Auguri alla ragazza di Ivan che domani mangia pizza piena di amore. Eh sì, facciamolo, facciamo un caro augurio alla ragazza di Ivan. Sta parlando, ragazzi, fare compleanno. LYT sta caricando qualcosa. Nel mentre qui ci sono altri acquarellini che sto facendo in questi giorni. Potrei finire questo video con un cielo. Facciamo al volo. Non so se qualcuno si è accorto che quando disegnavamo il cielo, nel mentre un uccellino era qua. Solo che non riesco a farlo perché non mi scrive il pennello. C'era l'uccellino. Quello che manca invece su... Mi piace il cielo, poi ragazzi considerate che si deve asciugare, però vedete l'effetto sfumaturina che crea le nuvole. Danni ormi ai mollati, non so che significa. Mi piace che dietro sembra ci sia una montagna. Sì, è un insieme di sfumature. Una cosa che ci manca, ormai ci hai mollati. Beh, sto lavorando, ragazzi, sto lavorando, sono in procinto di lavoro. L'unica cosa che manca è...
la firma, la firmetta. Che poi l'uccello non era un uccello, era la fibra della carta che si era spappolata e ha lasciato, vedete, questo effetto qua, che adesso si è sporcato, ma io, essendo disegnatore, faccio così e lo sistemo. C'è l'ancillotto che si sieda sulla sedia del cavalletto, del treppiedi. E niente. Molto in stile con la giornata. Vorrei vedere se provo a usare. Facendo delle testi, ragazzi, delle testi. Avete mai fatto voi test? Sto facendo dei test. So che sto dicendo, state tranquilli. Allora, vi faccio vedere un attimino una cosa rilassante, ragazzi, solo per un momento. Molte volte la mente si rilassa in base a ciò che pensa, ma anche a ciò che vede, quindi deve essere consapevole che si sta rilassando. Quindi io solitamente, a me succede sempre che quando vedo qualcuno che fa queste cose qua, molto, cioè, però dovete concentrarvi, certo non è che vi addormentate anche, cercate il rilassamento, lo state vedendo il rilassamento, è lì, sta arrivando, eccolo. No, ma effettivamente, vedete, cioè vedere il pennello che scivola, almeno a me fa rilassare. Poi non so perché ho tolto la musica, tanto non si sente niente comunque. È un alberello. Ti piacciono i fiori? Noi facciamo un fiorellino pure io. Facciamo lo stelo. Vabbè, questa carta è difficile farlo andare, è troppo leggera, troppo liscia. È una rosa? No, non lo so che cos'è. Thank you.
È un papavero. Disegnaci l'angelotto nelle vesti cavalieri. È una bellissima idea che sicuramente farò, ma non oggi, ragazzi, perché sono arrivato. Sono arrivato alla fine, sono al termine ormai. Sono cotto, cotto, cotto. Usando dei pennelli a punta allungata di Tintoretto. Vi ricordo, ragazzi, che qui nelle info box ci sono i materiali che sto utilizzando, però non sono presenti i pennelli perché ancora non li ho messi. Sono i pennelli che vi fanno fare le cose, ricordatevelo. Anche se andate a comprare tutti i pennelli del mondo, non sono i pennelli che vi fanno fare le cose. Io mi sono addormentato con il vino, mi sono svegliato dopo 12 ore e non mi sono sparito il commento. Io certe volte dormo 12 ore anche senza vino. È un alberello. È un alberello. Cosa disegni? Disegno alberelli. Allora, ragazzi, niente, io sono arrivato. Sono arrivato che sono cotto, quindi concludo questa live. Sono 130 minuti, 136 per essere precisi. Saluto tutti gli amici della Calabria che sono stati con noi questa sera, quelli della Lombardia, di Milano, del Piemonte, del Molise, di tutte le regioni del mondo. Grazie per essere stati con me. Ringrazio PS. Questa sera è successa una cosa che mi ha sorpreso molto, cioè sono rimasto contento che due ragazzi che hanno partecipato hanno fatto una donazione, quindi grazie di cuore. Se ci sono ancora in diretta, vi ringrazio sempre. Grazie, perché per me è supporto, quindi grazie mille. E niente, ragazzi, oggi abbiamo finito qua. Abbiamo fatto la nostra illustrazioncina di Capitano Uncino e Spugna, che sta qua. Questa immagine poi la vedrete su Instagram, che la posto nel profilo.
quindi niente, voi la vedete là. E niente ragazzi, ci vediamo domani sera con una nuova live, sempre alle 22. E niente, grazie per essere stati con me. Buonanotte a tutti, fate dei bei sogni. Mi raccomando ragazzi, il periodo è sempre quello che è, pesante sicuramente per tutti, ma continuiamo a esserci sul pezzo, con la voglia di pensare che tutto passerà. Quindi ragazzi, buonanotte a tutti e grazie di cuore per essere stati con me questa sera. Va bene? Perfetto. Buonanotte ragazzi, a domani. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao.